Verdi rappresenta realmente ciò che noi siamo. Un'Italia che desidera guardare verso il futuro con le radici nel passato, ma un'Italia che non si rassegna. Se leggiamo le lettere dell'ultimo Verdi, ci rendiamo conto quanto lui, senatore del Regno, sentisse che quel risorgimento a cui aveva aderito era stato tradito dall'establishment e non si rassegna e guarda lontano. Verdi non è solo musica, ma è volontà, è cultura per migliorare la qualità della vita di un'Italia che ancora non ha risolto i problemi del suo risorgimento. Dopo la Traviata dello scorso dicembre, ora la messa da Requiem ed a maggio il Rigoletto. Il San Carlo celebra il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi con alcune delle sue più celebri opere e composizioni e per coinvolgere in maniera più ampia la città, per il Requiem sono state previste promozioni particolari attraverso offerte su internet, sconti per docenti e studenti universitari e biglietti a 15 euro per minorenni e pensionati con reddito minimo, oltre ad iniziative speciali che vogliono ricordare lo stretto legame che Verdi ebbe proprio con il Massimo Napoletano. Verdi amava Napoli e Napoli amava Verdi. E cosa fa il San Carlo? Prende un'immagine molto popolare, molto cara a noi italiani, la Mille Lire, e sul retro della Mille Lire sostituisce l'immagine della Scala con l'immagine del Teatro San Carlo. E in questa immagine molti ragazzi e molti giovani andranno in giro per la città di Napoli vestiti, tanti piccoli verdini con tuba, sciarpa bianca, a distribuire le nostre mille lire con il nostro bellissimo e amatissimo San Carlo.